Nei giorni scorsi il Salone Costarelli ad Acireale ha fatto da cornice ad Appunti di Cinema Cese, il cinema d'Acireale e l'importanza della figura di Umberto Barbaro, un'iniziativa nata per omaggiare uno fra i più illustri critici cinematografici e saggisti italiani, autore di svariate opere di narrativa, cinema, drammaturgia, storia dell'arte figurativa, sceneggiature e documentari. Per l'occasione è stato proiettato il film del 1909 L'Orfanella di Messina e due brevi video realizzati da Mario Patanè su Umberto Barbaro e sul cinema ad Acireale. Alla manifestazione coordinata da Mario Patanè hanno preso parte anche il candidato sindaco Sebi Leonardi, l'editore e scrittore Mario Grasso, che nel 1984 organizzò un convegno su Umberto Barbaro dedicandogli un numero monografico della rivista Lunario Nuovo, e lo storico del cinema Nino Genovese, a sua volta curatore nel 1988 di un volume su Barbaro e Luigi Chierini. Magma è una realtà importantissima che ha varcato i confini nazionali. Ogni anno arrivano qui corti da tutto il mondo, i ragazzi vanno fuori in Inghilterra a girare, a presentare i loro corti. Quindi c'è un filo che è iniziato alla fine dell'Ottocento e ancora continua, con delle parentesi dovute anche alle vicissitudini un po' altalenanti della città. Ma Acireale è viva e noi siamo qui appunto per dimostrare che vuole essere ancora viva anche in futuro.